Verona, 13 anni dopo che giocatore ritorna a Verona, Gianni? Sì, sono felicissimo perché comunque ho lasciato un bel ricordo, ho avuto delle bellissime soddisfazioni, un bel ricordo, soprattutto è stato un anno, mi ricordo, incredibile, poi mi prese, dove feci il salto, diciamo, come giocatore, all'epoca ero giovane e compro poi il Palermo in Serie A all'epoca, quindi sono felice, è stata una trattativa veloce, rapida, perché comunque la mia disponibilità l'ho data immediatamente, quindi niente, sono felicissimo di essere qua e di dare un contributo a questa maglia, ecco. È riduttivo pensare che Gianni Munari, il valore aggiunto di Gianni Munari sia l'esperienza che porta al Verona? Sì, sicuramente posso dare sì esperienza, non sono più giovane come una volta, però vengo da un infortunio abbastanza grave, però a ottobre già ero con la squadra da allenare, quindi mi sento bene, quindi anche fisicamente posso dare qualcosa ancora, cioè posso dare tanto ancora, quindi non è solo un fatto di esperienza ma anche tanto altro. Sempre dall'alto della tua esperienza, non so se hai già visualizzato un po' la squadra, se ha tutto oppure se manca qualcosa per quello che è l'obiettivo principale, che è quello della risalita. Chiedo anche, immagino, ad un luminare della Mataria, perché ho visto 7 promozioni che sono un'infinità. Sì, no, è chiaro che è poco tempo che sono qua, però penso che la squadra sia stata fatta nel migliore dei modi, non entro nel merito, però i giocatori ci sono e a livello tecnico è un'ottima squadra e il mister comunque lavora molto sotto questo lato e se è mancato qualche punto bisogna cercare di capirlo, di capire il problematico, comunque quello che può essere, e cercare di risolvere immediatamente, perché penso che sia febbraio-marzo, siano 2 mesi fondamentali se si voglia fare qualcosa di importante, quindi dobbiamo essere uniti soprattutto e puntare tutti verso lo stesso obiettivo, ecco. Ciao Gianni, ben ritrovato. Ciao da Bellina Arena. E senti, sei ancora montato qualche ragazzo dell'epoca, non so. Sì, Sandro, il più giovane. Sandrino, sì. No, sento lui, poi ho visto Italiano che l'avevo sentito un po' di tempo fa, non sapevo neanche che era nato a Trapani, l'ho sentito quest'estate. E dopo chi è che c'è, Cassani, ho giocato tanto insieme a lui, Martins e ad Ailton lo sento spesso. E sì, dai, sono passati tanti anni, però sono ricordi stupendi, ma veramente. Poi sai, quando arrivi verso la fine diventi anche un po' più emozionale, quindi un po' dispiace lasciare piano piano, perché comunque è un ambiente, il calcio è fantastico e soprattutto quando hai la possibilità di giocare in certi posti, penso sia magico, ecco. Ecco, non so se mai un domani vorrai fare allenatore così, però ultimamente, no, in questo campionato, abbiamo visto anche di recente, ma anche nel girone d'andata, soprattutto in Serie B, hai meno qualità del Verona, hai molta meno qualità, ti metti dietro, tieni chiaramente lo spazio ridotto fra il portiere avversario e la difesa, e i tuoi centrocampisti, tu sei un centrocampista, sono costretti spesso a menare il torrone perché non è sempre così facile verticalizzare. Ti chiedo, il Verona è una situazione che ha sofferto moltissimo anche a Carpi, perché poi non è detto che quando metti l'uomo una o due volte davanti al portiere sia così automatico che riesce a far gol. Cioè c'è sempre l'impressione che se il Verona segna poi vada in discesa, ma il problema è proprio questo. Sì, come hai detto te, negli ultimi anni si è sviluppato molto il concetto, sai, con i social, match analysis, tutte queste cose qua, e quindi tutte le squadre sono ben preparate, è difficile, e c'è forse meno qualità rispetto al passato, quindi si tende più a difendere e a cercare di non lasciare spazi agli avversari, e quindi è complicato, effettivamente per questo modo di giocare è difficile. Però io sono dell'idea che se una squadra viene costruita comunque per cercare di stare tra le prime,
deve sempre fare qualcosa in più a livello tecnico. Chiaramente abbiamo giocatori che sanno puntare uno contro uno, quindi possono creare sempre superiorità numerica. Sicuramente dobbiamo puntare tanto su quello, sull'individualità, cercare comunque ognuno di noi di concentrarsi sulla sua, diciamo, sulla sua, come posso dire, sulla sua qualità migliore e farla al massimo. Poi dopo il resto viene da sé, penso. Sono un po' di Senti, Gianni, un'ultima cosa. Però mi è piaciuta la domanda. Grazie. Anch'io ti trovo bene. No, vabbè, ti ringrazio. Ascolta Gianni, un'ultima cosa, speri, ti auguri chiaramente e sei pronto per scendere in campo con il Crotone. Sì, sì, sono disponibile, sono sceso in campo 2 settimane fa, 5 minuti col Parma, però sì, sono disponibile per la partita, per qualsiasi cosa.